Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi parlerò di un film un po' vecchiotto, ovvero Sopravvissuto, The Martian. Un film che addirittura venne candidato agli Oscar. Secondo me in quell'anno o c'era un po' di magra oppure qualcosa qui non si spiega. Avete visto questo film? Vi è piaciuto? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Per scegliere il prossimo video non dimenticatevi di seguirmi su Instagram, visto che nelle mie Instagram Stories vi faccio scegliere un po' il prossimo film. The Martian vede come protagonista Mark, uno statunitense che sta su Marte. C'è una tempesta di sabbia, tutti riescono a partire e lui rimane là e lo credono morto. In realtà Mark non è morto manco per niente, quindi si mette lì su Marte a tentare di sopravvivere, quindi si costruisce qualcosa per l'acqua, per farsi un piccolo orticello e chi più ne ha più ne metta. Mark fa la sua vita isolata lì lontano dalla Terra e finalmente qualcuno si accorge che non è morto, quindi tenteranno di andarlo a salvare. Ci riusciranno? Lo scoprirete guardando il film. Iniziamo a parlare del film. The Martian secondo me è un po' un'americanata. Io mi ricordo che lo vidi sull'aereo con le turbolenze, quindi era praticamente come vederlo sul cinema 4D. Ve lo specifico ogni tanto perché a volte c'è scritto che la versione per gli aerei molte volte è differente, quindi qualcosa differisce, quindi io ve lo faccio sempre presente per trasparenza. Il film, come vi ho detto, è un po' un'americanata. Secondo me non era da Oscar, ammettiamolo. Ultimamente Ridley Scott con Alien Covenant, diciamo che non ne ha beccata una giusta. Matt Damon è il protagonista e diciamo che Matt Damon quasi sempre interpreta quasi sempre lo stesso personaggio. Lui è l'americano, quello buono, di sani principi, il ragazzo un po' più rincerotto, però allo stesso tempo un bonaccione. Che noi lo vediamo lì fare il contadino anche sul set di Oops, I Did It Again di Britney Spears. Il film è un po' il classico film americano, quello di cui vedete i primi pezzi, i primi 10 minuti, già avete capito come andrà a finire, chi è il personaggio, cosa succederà, perché in pratica succedono le classiche cose. Non c'è un crescendo di trama, non c'è un crescendo del personaggio. Il film mette al centro il lato umano del protagonista e diciamo che secondo me si dimentica un po' di andare a sperimentare. Non è che vediamo questa regia che si lancia in delle sperimentazioni, ma manco per niente. Inoltre secondo me un'altra nota di demerito è la colonna sonora. Io non so voi, ma io l'ho trovata particolarmente brutta. Sembravano quelle canzoni che vendevano in televisione, nelle televendite verso gli inizi degli anni 2000, in cui facevano i cofanetti di 5 cd per i viaggi in macchina, una roba del genere, le compilation per i viaggi in macchina. Però il film ha una cosa interessante che non riguarda principalmente il film, la sua qualità e tutte queste cose, ma riguarda la Cina. Vi ho fatto già un video sul rapporto di Hollywood e la Cina, spero l'abbiate visto, nel caso ve lo lascio qui sotto. Vi ho parlato di come il cinema statunitense ambisca tanto ad entrare in Cina, che è il box office più grande del mondo, ma anche quello più difficile da raggiungere, visto che ogni anno in Cina possono entrare pochissimi film stranieri. Sempre più spesso il cinema di Hollywood fa delle modifiche per entrare nel cinema cinese. The Martian è l'esempio perfetto. Hanno preso un'attrice cinese, soprattutto hanno un po' cambiato la storia, dando alla Cina un ruolo eroico. Questo secondo me è l'unico aspetto interessante del film, per il resto non lo è particolarmente. Il film è un po' il classico film americano dove c'è quest'uomo di sani principi, in cui non ci sarà una crescita sconvolgente, non ci saranno questi plot twist che vi lasceranno con il fiato sospeso. È un po' un film che, diciamo, il cui ricordo finisce subito dopo che l'hai visto. Infatti sono passati solamente 3 anni e già tutti sono dimenticati di questo film. Secondo me sì, è un bel film, però onestamente per gli Oscar lo vedo un po' esagerato. Voi che cosa ne pensate? Fatemi sapere se vi è piaciuto questo film, che secondo me è godibile, però non è questo capolavoro indimenticabile, ecco. Fatemelo sapere con un commento qui sotto, sono curiosa delle vostre opinioni. Grazie mille ancora per aver visto questo video, per essere iscritti al mio canale e per aver messo mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!